Oggi non è certamente necessario chiarire quanto siano importanti le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e anche la misurazione statistica dei cambiamenti climatici è un'azione di contrasto. È sicuramente una sfida per il sistema statistico nazionale, ma è importante agire in questo senso. Nella sessione Michael Nagy della Commissione Economica Europea ci illustrerà le attività svolte in termini di framework internazionali sul tema e anche sugli eventi estremi e la riduzione del rischio da disastri. Paola Mercogliano del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici ci introdurrà ai modelli di analisi anche in presenza di gap informativi. Giulia Marcon, ricercatrice dell'Università di Palermo, ci illustrerà l'applicazione di analisi e modelli multivariati per lo studio di eventi estremi. E Giovanna Tagliacozzo invece ci parlerà delle attività che l'Istituto Nazionale di Statistica ha svolto nell'arco di questi anni, degli ultimi anni, sia in termini di framework di costruzione di framework internazionali che in termini di produzione di informazione statistica già diffusa o che verrà resa disponibile a breve. Ripeto, si tratta di una sfida consistente, ma è anch'essa azione di contrasto ai cambiamenti climatici.